quel che è, che ultimamente è stato un pochino troppo sotto i riflettori per episodi negativi, e l'arrivo del Papa ci dà veramente una piena e grande gioia nel cuore. Una processione per il riscatto, un gesto di speranza e nuova luce, una scelta non casuale, tutt'altro in un territorio complesso e condizionato dalla presenza dei clan malavitosi. Usura, spaccio di droga, estorsioni, riciclaggio, gambizzazioni e intimidazioni. Decenni di affari sporchi, dalla gestione delle case popolari sino al business delle spiagge. Decenni di silenzi e collusioni, quando gli spari appartenevano alla microcriminalità e l'omertà era un'abitudine. È in questo vuoto anche istituzionale che la mafia ha allungato i suoi tentacoli, chi ha provato ad opporsi ha pagato a caro prezzo le denunce. Un municipio, il decimo, quello di Ostia, commissariato per infiltrazioni mafiose nella macchina amministrativa nell'agosto 2015. Oggi, a 6 mesi dalle elezioni municipali, Ostia è forse pronta a voltare pagina. Beh, c'è più sicurezza adesso a Ostia. La presenza dello Stato, i clan braccati dalle forze dell'ordine, gli arresti eclatanti e poi le ultime sentenze che hanno fiaccato i boss e le famiglie criminali del litorale romano. A febbraio la Cassazione ha confermato l'aggravante mafiosa per il clan Fasciani. Un paio di settimane fa la stessa accusa è stata riconosciuta dalla sentenza d'appello nei confronti di Carmine Spada, detto Romoletto, considerato il capo del clan omonimo. Mercoledì prossimo prenderà il via il processo nei confronti di 27 imputati ritenuti, tra componenti affiliati, appartenenti al clan degli Spada. Tra le pesanti accuse, l'associazione a delinquere di stampo mafioso. E oggi...